Dimmi che Isabella sta bene. Sta bene, ma si è rotta la caviglia, quindi dobbiamo tornare a prenderla. No, non voglio approfittarmi ulteriormente. Inoltre Sara mi ha detto che hai una questione importante da sbrigare. Lascia pure che ora siano gli amici di Isa a occuparsi di lei. Ti serviranno degli uomini e della corda per tirarla fuori. Li raduno subito. Dov'è esattamente? Prendi la strada principale verso il fiume, poi segui le croci. Aspetta, le croci? Ha trovato qualcosa? Sì, la cripta di cui le ha parlato Manu. Davvero? Ma è fantastico! Sono così felice per lei. Avrei dovuto accompagnarla e mi dispiace che si sia fatta male. Ma a parte questo, è l'avventura che Isa ha sempre sognato. Ha anche suggerito che potresti includere Sara nella squadra di salvataggio. Oh, è un'idea fantastica. Lascia fare a me. A proposito di Manu e delle sue folli storie, se sei in cerca di qualche segreto locale, ti conviene parlare con lui. A Isa è andata bene. Di solito si trova dalle parti della missione. E grazie ancora per aver trovato Isabella. Non so cosa avrei fatto se... Riportala sana e salva. La giungla ha così tanti angoli nascosti. Ci sono addirittura delle rovine Maya. Sei Manu, giusto? Chi sei? Rivelati. È quella che ha trovato il tesoro. È vero, Diego. Bene, bene. Cosa posso fare per te? Ho sentito che parlavi ai bambini di rovine Maya. Finalmente, qualcuno che sa ascoltare. Sai, avevi ragione sulle croci. Hanno condotto Isabella a una cripta segreta. Ah, lo sapevo. Nessuno ascolta il vecchio Manu, ma avevo ragione. Già, e scommetto che dici il vero anche a proposito delle rovine Maya. C'è qualcosa nella tua voce. La scintilla della scoperta. La scoperta di qualcosa, di un luogo rimasto inesplorato per centinaia, forse migliaia di anni. C'è qualcosa di emozionante in tutto ciò, vero? Non esiste una sensazione simile. L'odore dell'aria stantia e polverosa mi fa ancora battere il cuore. Questa gente moderna, questi realisti, si precludono un'infinità di fantastiche possibilità. Non immaginano neanche le cose che ho visto. Ah, non so cosa darei per vederle di nuovo, un'ultima volta. Forse potrei essere i tuoi occhi, potrei esplorare le rovine per te. Sei stata in gamba, sì. Ti ricordi dov'erano le rovine? Dunque, dov'erano? Mi ricordo un bacino d'acqua in cui confluivano tre cascate. Vorrei darti indicazioni migliori, ma sono passati così tanti anni. Forse posso trovarla e una volta trovata tornerò e ti racconterò tutto. Se solo tu potessi farlo, toccare quei luoghi storici, io ne sarei davvero... Non dire altro, Manu, le troverò. Spero tu abbia lucidato le scarpe da ballo. Ho trovato le rovine. Erano davvero Maya. E un antico acquedotto. Era magnifico. Proprio come immaginavi. Ah, ce l'hai fatta! Ora, raccontami tutto. Le rovine erano rimaste sommerse per via del terremoto. Le gallerie brulicavano di pericoli. Poi? Ho trovato un'ampia caverna e una torre di pietra con delle enormi teste scolpite ai lati. Il signore di Scibalba, giusto? Incredibile. Che altro? Deve essere stato un qualche tipo di acquedotto. Non ci crederai mai, ma il sistema è ancora quasi totalmente funzionante. Ci sono ruote idrauliche alte 5 metri che girano ancora come nuove. È stato un vero spettacolo, Manu, essere così vicina a quei luoghi storici, luoghi che nessuno aveva percorso da secoli. Ah, riesco a vederlo, sento l'odore, posso quasi toccarlo. Hai bagnato di lacrime i miei vecchi occhi, non ti ringrazierò mai abbastanza. Vorrei darti qualcosa. Ma non posso. Ti prego, insisto, è la prima reliquia che ho trovato.
È bella ed elaborata, un teschio decorato. Vorrei che l'avesse qualcuno con la mia stessa passione per l'esplorazione che avevo da giovane. Non permettere a nulla di sopire la tua sete di meraviglie. Promesso. Grazie, Manu.